Da Milano quel murales, il bacio, no? Tra Di Maio e Salvini. Da cui partì Molti negli tutto. ultimi giorni parlano di un ritorno di fiamma plausibile. Beh, su questa questione dell'Europa, Movimento 5 Stelle e Lega avevano costruito nella scorsa legislatura un'identità politica. Poi proprio sull'Europa si divisero le loro strade, perché prima che il governo cadesse, il Movimento 5 Stelle aveva votato la commissione di Ursula von der Leyen, anzi la presidenza della commissione, poi la commissione è stata votata l'altro giorno, mentre la Lega restò fuori, fu isolata, benché avesse vinto le elezioni europee. Quindi è sull'Europa che c'è sempre stato un balletto, un incontro, uno scontro, un allontanamento, un riavvicinarsi. Oggi le due posizioni sono di nuovo molto vicine, quelle almeno di Di Maio e Salvini. Il Movimento 5 Stelle è indecifrabile in questo momento. Anche i colleghi più attenti faticano a destreggiarsi nella complicatissima geografia delle correnti. Diciamo che anche fisicamente oggi Di Maio esprimeva una certa distanza dal Premier Conte, Sì, di o cui è comunque un ministro degli imbarazzo, esteri. cioè Sì. non sa E quindi, esattamente come deve la Lega, io posizionarsi. immagino che Salvini, anche tra pochi minuti, Chiamerà in causa sì, più anche che Gigi Di attaccare Maio, Luigi Conte, Di Maio. chiamerà in Ah, causa.